Zigare, non ho tempo di perso adesso. Sto andando a dirigere Antonio Inoki. Antonio Inoki si lancia al colpo. Grande Quercia non sembra in grado di tenergli testo. Se ne Mio Dio, Alberto, non è possibile! Tigre, sei stato grande! Vedo che state bene. Sì, sto bene. Questo è il costume di un costume... Già, già. Comincio a cacare. Quercia ha ripreso il combattimento. Sembra deciso a scaccolarsi. Ormai Inoki ha vinto. Scusami, come fai a saperlo? Mamma e papà hanno un nuovo bebè. Non se ne fanno più niente di te. Sono qui per sostituire Mentana, che si è ammalato improvvisamente. Mi sembra che tu non sia molto pratico della LOL. Oh, Inoki si è caricato Quercia sulle palle. Sono ben 150 kg. L'Inoki è fatta! Sì! Italia! Italia! La stretta del gas è un'ottima mossa. Una volta ingerita, porta a uno stato di paralisi liquifica. L'effetto è immediato e potente, ma non dura molto a lungo. Antonio Inoki! Non vorrei farlo adesso! Sono avvenuto! Cosa? Che cosa è successo? Terribile! Il vampiro ha fatto una grossa sciocchezza. Perché lo ha dato? Per così poco? Ho l'impressione che tu abbia perso il controllo della situazione. Il vampiro ha esagerato, l'ho pulito. Lasciami andare, quell'uomo è un uomo. No, Quercia, non puoi per un rancore banale mettere in gioco l'onore della federazione giapponese per l'anale. Il vampiro sembra stordito. Ci risiamo, il vampiro fedele al suo nome sta succhiando il salamino di Inoki. Oh, non c'è niente da fare, non ho un briciolo di briciole. No! Questa volta ti scoprirò. Ma che cosa fa? Sta mettendo la mano nella bocca del vampiro. Cosa è successo? Cosa è successo? Successo. È chiaro. Ok, scusami, hai ragione, non avrei dovuto dirtelo. Ma parliamo d'altro. Che cosa pensi del cazzone spaziale? È da pazzi. Era. Bisogna impedirgli di scorreggiare nel cesso. Ce la faremo. Chiunque e ovunque tu sia, sappi che i tuoi uomini mi troveranno sempre pronto.